Io? Scusami. No. Buongiorno Allora, a tutti. buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo incontro di questo mini ciclo sull'utilizzo dei videogiochi a scopo educativo e lo sviluppo di competenze chiave a scuola. Io sono Andrea Tinterri. Manuela Cantoia. Bentornati a chi ha assistito, diciamo, a chi ha partecipato agli incontri precedenti e naturalmente un caloroso benvenuto a chi si collegasse per la prima volta. Allora, facciamo un piccolo riassunto a beneficio di chi non avesse visto gli incontri precedenti, che peraltro possono essere visti, si possono trovare sul canale YouTube di Future Education Modena. E se non l'avete fatto, vi invitiamo naturalmente ad andarle a vedere. Nel primo dei tre incontri, Emanuela ci ha introdotto l'argomento, il tema dell'introduzione dei videogiochi in classe, quali sono le loro potenzialità a scopo di apprendimento e anche quali sono alcune cose molto importanti da sapere per poter introdurre in modo intenzionale, diciamo, l'uso del gioco a scuola. Nell'incontro precedente, sempre con Manuela e con me, abbiamo invece cominciato a vedere alcuni possibili titoli che possono essere introdotti a partire dalla scuola primaria per, diciamo, come giochi da portare in classe, non solo a scopo di motivazione o di divertimento o di coinvolgimento degli studenti, ma proprio anche al fine di promuovere queste famose competenze chiave europee. Riprendiamo il filo a partire proprio da qui per parlare oggi di altre competenze rispetto a quelle di cui abbiamo parlato la volta scorsa e per introdurre altri titoli che abbiamo individuato, insomma, come potenzialmente utili per promuovere appunto l'utilizzo dei videogiochi a scuola. Allora, condivido lo schermo e vi chiedo cortesemente di dirmi se vedete la presentazione che sto per mettere. Benissimo, a questo punto io però purtroppo non potrò leggervi, Ma per lo faccio cui io. grazie. Allora, togliamo questo. Allora, come detto, ci occupiamo in questa sede. No, tasto sbagliato. Come detto, ci occupiamo in questa sede dell'uso didattico dei giochi, in particolare in relazione con le competenze chiave. Quindi, che cosa si intende per competenza? Diciamo, una definizione viene dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che nel testo del 2018 definisce la competenza come un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Quindi diciamo un costrutto complesso che comprende aspetti conoscitivi, ma anche saper fare e anche una certa disposizione a fare qualcosa. In particolare, queste competenze chiave sono state definite come ciò di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e per lo sviluppo della persona, ma anche per quanto riguarda, per esempio, l'inclusione sociale, la capacità di trovare posto di lavoro e lavorare in modo utile, uno stile di vita sostenibile, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Quindi diciamo una serie di appunto, atteggiamenti, abilità e conoscenze che servono trasversalmente, per questo vengono anche chiamate competenze che servono a tutti i cittadini della società per una partecipazione attiva, utile e fruttuosa alla società. E queste vengono sviluppate in una prospettiva che è quella definita di apprendimento permanente, quindi un apprendimento che comincia fin dall'età prescolastica e prosegue, non si ferma all'istruzione formale, ma prosegue per tutta la vita. Quindi attraverso, per esempio, il percorso scolastico, ma anche attraverso le occasioni di apprendimento non formale e informale in tutti i contesti. E questo comprende la scuola, il luogo di lavoro, la famiglia, il vicinato e tutti gli altri tipi di comunità. Oltre a definire in questo modo, in generale, cosa sono le competenze chiave, questo documento definisce anche 8 competenze chiave dette europee, perché appunto sono state individuate in un documento comune a tutti i paesi dell'Unione Europea. E queste sono la competenza alfabetica funzionale, che abbiamo visto la volta scorsa appunto a proposito del gioco Scribblenauts Unlimited, la competenza multilinguistica,
la competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie, la competenza digitale, la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, la competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, la competenza imprenditoriale, che abbiamo visto la volta scorsa e che in realtà ci interessa anche stasera, e la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Stasera, in particolare, approfondiremo, grazie appunto anche alla selezione di titoli che abbiamo curato, questa competenza, in realtà vedremo, complessa, che include diversi aspetti, che viene chiamata competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Allora, la definizione che viene data sul sito dell'ASNOR di questa competenza viene definita come la capacità di organizzare le informazioni e il tempo. Vedremo questo un aspetto chiave del gioco che presenteremo tra poco, di gestire il proprio percorso di formazione e carriera, quindi gestione delle informazioni e del tempo sia nel breve termine che diciamo nel lungo termine. Ma vi rientra anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, quindi per esempio la capacità di collaborare e fornire il proprio contributo in modo proattivo nei contesti di apprendimento, nei contesti lavorativi, in ambito familiare, eccetera. Così come l'abilità di riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi, quindi anche la capacità, diciamo, di autoriflessione e capacità metacognitiva. Quindi possiamo già vedere che anche se questo viene inserito all'interno di una sola competenza, una sola competenza chiave europea, in realtà questo costrutto comprende diversi fattori, tre in particolare: l'organizzazione delle informazioni del tempo, la capacità collaborativa, la capacità di fornire il proprio contributo nel contesto in cui ci si trova e un'abilità di autoriflessione e autoregolamentazione. Ci sono dubbi, domande o curiosità rispetto a questa definizione di questa competenza? Tanto scusate, benvenuto a chi ci saluta, a chi è arrivato e chi ci saluta. Ah, ok, dubbi su quella culturale. Magari ne parliamo più tardi, se ci restano 5 minuti vediamo la discussione su questa competenza, banalmente perché stasera non ne trattiamo. Resto sempre nell'attesa di quello che stanno scrivendo. Va bene, ne parliamo. Abbiamo anche alcuni esempi ludici, forse, di cui dopo io e Manuela vi parleremo. Ok, allora, se su questa competenza, in realtà appunto piuttosto complessa, è tutto chiaro, io vi presento il titolo principale che appunto con Manuela, con Future Education Modena e con Manuela volevamo presentarvi stasera. Allora, si tratta di un gioco che si chiama Overcooked, che letteralmente significa troppo cotto o bruciato. Stracotto, grazie. È un gioco uscito ormai 5 anni fa ed è disponibile sulle principali piattaforme di gioco, quindi il computer, ma anche la Nintendo Switch, l'Xbox e la PlayStation 4. È stato sviluppato da Ghost Town Games e distribuito da Team 17. Abbiamo parlato in occasione del nostro primo incontro dell'importanza del PEGI, che ricordo è un'indicazione dell'età minima a partire dalla quale un titolo è consigliato. In questo caso il gioco si attesta su un PEGI 3, vuol dire che qualsiasi ragazzo a partire dai 3 anni di età può fruire questo gioco perché non sono presenti degli elementi, diciamo, potenzialmente disturbanti, come per esempio la violenza oppure l'uso di un linguaggio verbale aggressivo, cose di questo tipo. Se la definizione di questo gioco tratta dalla pagina Wikipedia è quella di un gioco di simulazione di cucina. Vedremo però adesso, che andiamo a mettere insieme le mani in pasta nel gioco, che si tratta di una simulazione di cucina davvero speciale. Allora, vado a lanciare il titolo in questione. Aspettiamo qualche secondo che il gioco si carichi.
Dopodiché tolgo anche le cuffie in modo che possiate sentire l'audio del gioco. Allora, questa è la schermata iniziale del gioco. Come vedete, il gioco è completamente localizzato in italiano. Mi dice di premere la barra spaziatrice per cominciare. Già potete vedere, diciamo, l'impostazione estetica del gioco, per cui il menu di gioco è un ricettario. Qua possiamo, scorrendo con le frecce spaziatrici, scusate, sto urlando perché sento la musica un po' alta, adesso me la abbasso. Scorrendo con le frecce spaziatrici, possiamo scegliere le varie opzioni di gioco. Questo gioco, non ve l'ho detto fino adesso, ma è una cosa molto importante, è un gioco pensato sia da giocare come giocatore singolo, che è quello che farò adesso per mostrarvelo, sia e soprattutto per essere giocato in multigiocatore. Potete vedere nella parte bassa della mia schermata che insieme alla mia tastiera sono evidenziati dei possibili spazi, diciamo, perché altri giocatori possano cominciare a giocare con me. E vedremo poi, purtroppo non dal vivo ma attraverso un video, in che modo il gioco funziona e quanto cambia nel momento in cui diversi giocatori si uniscono alla partita. Quindi adesso avvierò la modalità campagna per vedere insieme un pochino come funziona il gioco. Allora, la prima cosa che potete notare è che posso scegliere un cuoco, quindi un personaggio con il quale identificarmi. I comandi di questo gioco mi vengono mostrati durante la schermata di caricamento, anche per chi giocasse con la tastiera, i tasti sono davvero molto semplici, sono tre fondamentalmente, adesso li vediamo. Quindi questa è la scena introduttiva, la saltiamo se è possibile perché non ci interessa più di tanto, ma non è possibile saltare. Tanto dura molto poco. Veniamo introdotti ai personaggi principali, che sono il re Cipollone, e ci troviamo davanti a una situazione drammatica. Si sta avvicinando la fine del mondo. Solo noi possiamo salvare il regno delle cipolle dalla distruzione totale. E ci viene presentato quello che sarà il nemico finale del gioco, che fa subito la sua comparsa all'inizio. La minacciosissima perenne famelica, che peraltro è il nome che io do a mia figlia da ora in poi. Dobbiamo agire velocemente. Ok, adesso ci viene, diciamo, in questo primo scenario, ci viene insegnato come funziona questo gioco. Allora, innanzitutto, come vedete, io posso controllare un cuoco e mi viene detto di andare a prendere un ingrediente. In queste caselle, con il colore degli ingredienti, cioè con il simbolo degli ingredienti, posso schiacciare la barra spaziatrice e in questo caso, per esempio, compare un pomodoro. Mi viene poi spiegato che devo portare il pomodoro su un tagliere. Schiacciando ancora la barra spaziatrice, lo appoggio sul tagliere. Ora, per tagliarlo, devo usare il pulsante CTRL. E a questo punto il mio personaggio si mette da solo a tagliare fino a che non ha finito di affettare il pomodoro. A questo punto il gioco mi spiega che posso usare un altro tasto, in questo caso il tasto Shift, per cambiare cuoco. Quindi premo il tasto Shift e adesso controllo l'altro cuoco. Possiamo vedere in alto a sinistra come io debba fare un'insalata. E per fare un'insalata ho bisogno di un'insalata e di un pomodoro. Quindi ripeto l'azione precedente, ma stavolta anziché il pomodoro taglio l'insalata. Il gioco mi dice di cambiare di nuovo chef, perché a questo punto lo chef precedente ha finito di tagliare il pomodoro. Quindi con la barra spaziatrice raccolgo il pomodoro e lo metto sulla lattuga sul piatto. Prendo l'altro cuoco, prendo anche la lattuga e mettendola sul piatto insieme al pomodoro, tada! Ho creato un'insalata. A questo punto do l'insalata in pasto alla perenne famelica. Ho
Ok, adesso per assicurarsi che io abbia capito bene i comandi del gioco, mi viene chiesto di rifare la stessa cosa. Quindi stavolta di tagliare semplicemente un'insalata. Quindi prendo i miei due cuochi e li metto al lavoro. Prendo questo, faccio un'insalata e la do alla bestia. Come vedete, in fondo a destra allo schermo c'è un timer. Quando finisce questo timer vedrete che questo livello sarà finito, quindi c'è un limite temporale per qualsiasi livello. Nel frattempo io continuo ad impratichirmi con i tasti principali del gioco e quindi a imparare a passare da un cuoco all'altro, a unire gli ingredienti e a darli in pasto. Adesso pian piano lasceremo comunque scorrere il cronometro, perché quello che ci interessa naturalmente, qui stiamo imparando i tasti, ma quello che ci interessa è vedere poi anche il proseguo del gioco. Però già in questa prima fase, se solo abbasso un pochino il volume... Sì, sì, anche perché esatto, ti sento... Okay. Se solo... Già è molto drammatica questa musica, sì, ma difatti, mi senti un po'... crea pathos. In questa prima fase però già riusciamo a cogliere come, al di là delle competenze che abbiamo prima citato, andiamo a lavorare sulla capacità di alternare i due compiti, quindi lavorare sulle capacità di tipo attentivo e ritornare sul compito ogni volta. Ho finito l'intervento. Sì, sì, adesso sì, non sì. Ti sento perché ho abbassato il volume generale, scusa. No, no, dicevo che qua si va a lavorare sull'attenzione divisa e sulla capacità di seguire due compiti contemporaneamente. Aspetto che poi può essere preso come metafora di richieste che sono anche più propriamente scolastiche. Prego. Esatto, giustissimo, infatti ne avremo parlato dopo. Comunque, adesso fondamentalmente c'è stato l'escamotage narrativo è che c'è stato il re ci ha portato indietro nel tempo perché non eravamo ancora pronti ad affrontare la perenne famelica, e quindi il re ci ha riportato all'inizio della storia nell'anno 1993. Quindi adesso ci viene spiegato quello che sarà il nostro obiettivo nel corso del gioco, quindi di migliorare le nostre abilità attraverso una serie di livelli, e quando saremo pronti potremo tornare nel presente per affrontare la perenne famelica. Quindi adesso usciamo e accediamo al mondo di gioco vero e proprio. Allora, altra cosa molto carina di questo gioco, anche dal punto di vista grafico, diciamo, è caratterizzato da un'atmosfera, come vedete, cioè, a parte questa introduzione molto drammatica, da questa atmosfera molto giocosa, per cui ad esempio sulla mappa di gioco io con le frecce direzionali controllo il mio camioncino e mi sposto nella mappa di gioco, che è un diorama, che pian piano si aumenterà man mano che io vado avanti nel gioco. Quindi raggiungiamo questo punto, che è dove ci sarà il primo livello del gioco vero e proprio dopo l'introduzione. Giochiamo questo per farvi vedere come funziona il gioco vero e proprio, e poi cominciamo un pochino a trarne le conclusioni dal punto di vista sia del gioco sia naturalmente della possibile implementazione dal punto di vista didattico ed educativo. Quindi ancora una volta posso scegliere il mio personaggio e vedete che mi viene data la possibilità ad altri giocatori di unirsi alla mia partita. Poi appunto vedremo un filmato di un livello giocato da 4 giocatori contemporaneamente. Allora, come vedete il contesto adesso è quello che sarà in realtà più o meno presente nel resto del gioco. Quindi noi ci troviamo all'interno della cucina di un ristorante e man mano che andiamo avanti nel gioco ci vengono insegnate delle nuove ricette, e anche però il processo per poterle realizzare pian piano si complicherà. Allora, come fare la minestra di base? Si prendono 3 cipolle, le si affettano e le si mettono nel pentolone. Semplice, no? E allora cominciamo. Prendiamo una cipolla, la andiamo ad affettare, i taglieri sono lontani, e me la taglio. Andiamo a prendere un'altra cipolla. Quindi, come diceva Manuela, la prima cosa sicuramente che questo gioco ci aiuta è cominciare a gestire. Oh, infatti sto già facendo confusione. Appoggio la cipolla, metto il mio omino a tagliarla e passo all'altro personaggio. Raccolgo la cipolla e la metto nella pentola.
A questo punto vado a prendere l'altra cipolla. Però vedete che la pentola l'indicatore della pentola si sta riempiendo, perché non deve passare troppo tempo tra quando inserisco una cipolla e l'altra, altrimenti vedete comincia ad andare in overcooking e per l'appunto non funziona più tanto bene. Quindi io prendo la mia cipolla, a questo punto posso fare così, posso appoggiarla sul tagliere e usare il mio altro personaggio per essere più efficiente nella cottura. Quando la mia zuppa è pronta, è il momento di impiattarla. Quindi vado a metterla in un piatto ancora bello caldo e col mio altro personaggio la passo in sala. Ok, il mio primo compito è riuscito. Adesso è il momento di... compare una nuova funzione. Quando i clienti mangiano un piatto, i piatti sporchi poi devono essere lavati nel lavello. Quindi si aggiunge, diciamo, man mano, gradualmente, un compito nuovo. Prendiamo il piatto sporco e lo mettiamo nel lavello. Prendo la cipolla e mi metto a tagliarla. Come potete vedere, quello che io sto facendo in questo momento, naturalmente, sono tutta una serie di decisioni per ottimizzare la gestione del tempo, avendo a disposizione come risorse i miei due cuochi. Quindi con uno prendo le cipolle e le taglio, con l'altro lavo i piatti, posso anche metterlo qui, e prendere la cipolla tagliata e metterla a cuocere. Voi adesso state guardando, quindi forse non ve ne rendete conto, ma vi posso assicurare che questa attività diventa molto rapidamente ipnotica. O comunque molto coinvolgente. Allora, per ottimizzare il tempo, naturalmente sono tutta una serie di strategie che si possono imparare, per esempio quella di prendere le cipolle da tagliare. Mi sta andando in overcooking la mia zuppa. Adesso è pronta, la verso nel piatto e col mio altro cuoco posso prenderla e portarla. Allora, vedete che il timer in fondo mi dice che manca circa un minuto alla fine di questo livello, quindi direi che possiamo anche andarci in fondo, tanto non penso di riuscire a fare molte zuppe, molte più zuppe da ora in poi. Andiamo a lavare il nostro piatto sporco. Mettiamo sulla zuppa. Chissà se riuscirò a farne un'altra prima della fine del tempo. Tanto con lui possiamo... Ecco, vedete, dobbiamo portare alla svelta prima che... Uff, 15 secondi, vai che ce la facciamo. La musica naturalmente sottolinea il momento drammatico. Consegniamo l'ultimo piatto e finisce il tempo. Quindi ogni livello naturalmente dura un tempo limitato e alla fine del livello la mia performance viene valutata a seconda del mio risultato. In questo caso banalmente quanti ordini sono riuscito a servire e quante volte ho fallito, quindi per esempio facendo bollire troppo la mia zuppa e non riuscendo a completare il compito. Una volta completato questo livello, vi faccio vedere solo questo, naturalmente si sbloccano pian piano degli altri livelli che aumentano sempre le complicazioni. Il gioco, devo dire, è molto creativo da questo punto di vista, nel senso che man mano che andiamo avanti, anche i livelli non sono sempre uguali, cioè la cucina non è sempre la stessa, ma oltre ad aumentare la difficoltà delle ricette ci sono anche degli elementi che si inseriscono. Per esempio nel prossimo livello ci sarebbero delle persone che attraversano la strada, la mia cucina non si sa perché è divisa in due, ci sono delle persone che attraversano la strada tra una parte della cucina e l'altra e quindi mi costringono a modificare il mio comportamento, le mie strategie e quindi a cambiare sempre il mio modo di ragionare in modo che naturalmente debba adattare le mie strategie al compito che mi ha richiesto. Scusate. Andrea, ne approfitto, scusa, entro un attimo per dire che nel frattempo noi stiamo chiacchierando sulle analogie tra questo gioco e un vecchio gioco che si trovava spesso di default nei computer, era Parable Place,
in cui avevamo questo cuoco che era davanti a un nastro che scorreva e dovevamo comporre delle torte mettendo degli ingredienti in sequenza. Ecco, l'idea sì, lo spunto della sequenza dei passaggi c'è. Quello che cambia in questa versione di Overcooked è legato principalmente, dicevo, il punto forte nella dimensione di multiplayer, dove adesso nel video vedremo si gioca proprio la capacità di coordinarsi all'interno del gruppo, ma anche in questa prima versione di giocatore singolo vediamo che c'è tutto un aspetto dinamico di spostamento all'interno degli spazi e soprattutto di scelta rispetto alla priorità delle azioni da compiere, perché puoi anche lasciare, per dire, i piatti sporchi ad accumularsi, ma a un certo punto rimarrai senza piatti se non ti sarai curato di portare avanti tutti i compiti parallelamente. Quindi molto interessante la scelta delle priorità, mentre in altri giochi, come in questo che citavamo di Purple Place, di fatto tu potevi semplicemente scegliere tra una serie di opzioni, tra decoro, gusto di torta, eccetera, però i passaggi erano dati, qui invece si deve scegliere, dare una priorità al gioco. Esatto, poi ne parleremo un pochino più avanti, diciamo la sfida del gioco sta proprio nel fatto che mi obbliga a destinare del tempo ad alcune cose, no? Come per esempio il fatto che per tagliare una verdura o per lavare un piatto io devo dedicare il tempo del lavoratore per un tempo e quindi non posso fare tutto contemporaneamente, per cui la scelta, e poi adesso vediamo con il video anche la capacità di coordinarsi con gli altri giocatori, sta proprio in quello, non posso fare tutto insieme, quindi devo costantemente scegliere e adattare la mia strategia in base ai compiti che ci sono, quindi sia alle ricette che al modo in cui è strutturato il livello. Adesso, per chiarire un po' questo punto, torno a condividere lo schermo e vi faccio vedere, appunto, ho preso da YouTube uno dei non pochi, uno dei tanti video in cui viene mostrato come il gioco può essere giocato a più giocatori. Quindi vi faccio, insomma, ci guardiamo qualche minuto di questo video con dei ragazzi che giocano a Overcooked in 4 giocatori. Spero che riusciate a sentire dalle mie casse. E guardate lo stesso livello come cambia quando sono 4 giocatori contemporaneamente. Ok, quindi ogni giocatore può scegliere il suo avatar. Quindi il livello è lo stesso, ma guardate come è diversa l'organizzazione con 4 giocatori. Put in the pot, serve it. Okay. So, choppers are over here by me. I'll be the chopper. People put onions on this table. I got onions. Okay, I got the stove. Give me more onions. Onions. Okay. Onions. Chopped. Boom. Onions. Boom. Okay. Onions. Yeah. Hook it up. Onions. Oh, this is efficient, guys. Yeah. Man, I got the soup. Okay, now I got to plate the soup. Yeah, somebody soup. Give me a plate. Oh, sorry. Boom. Ash, you'll be the plater. Price, you be the chopper. I'll be like the side chopper. Why can't I plate this? Do I need to take the plate to the soup? Oh, it's cooking. You see, there's a Ok, quindi ci sono dei colli di bottiglia, come vedete, per esempio il fatto che la zuppa deve bollire per un certo tempo prima di poter essere servita. Sweet. E i giocatori non solo collaborano fra di loro, ma rischiano anche in determinate occasioni. Ok, quindi i giocatori spontaneamente si dividono i ruoli, quindi c'è uno che dice ok, mi occupo io dei piatti da lavare, e l'altro si occupa di continuare a tagliare le cose. C'è chi porta la zuppa. Come vedete, può capitare anche che i giocatori, nella fretta di fare le cose in modo efficiente, si ostacolino anche fra di loro. Questo è una cosa molto, è un elemento tipico in realtà di questo gioco, per cui a volte inavvertitamente ci si infastidisce, ci si dà fastidio l'uno agli altri. There you go, sweet. Oh my god, we're the best, you guys. Boom.
Yeah, I like what you're doing there. Where you actually you put the finished onions over there. Yeah, that's nice. That's awesome. I like. Clear some space for you guys. E pian piano si scoprono delle strategie. Per esempio, i giocatori hanno scoperto che possono mettere delle cipolle tagliate proprio di fianco alla pentola per ridurre quello che è il principale collo di bottiglia di questo livello, cioè il fatto che c'è una sola pentola per fare cuocere la zuppa di cipolle. Our speaking may be one thing, but our cooperation is another. Here's a soup. So I can already tell here's an issue that we're going to run into. Is right now we have one order that we keep making, so we've been doing it like consistently. But in that last level, there were two different types of orders. Right? Oh, yeah. So we're going to have somebody whose like duty is to pay attention to the orders. What the orders are. Yeah, you'll have to be the head chef, basically. Yes. E qui stavano, il giocatore con più esperienza stava spiegando agli altri quali sarebbero state alcune delle difficoltà future. Cioè il fatto, per esempio, che in questo livello, siccome il primo, la ricetta da fare è sempre la stessa, è sempre la zuppa di cipolle, ma man mano che si va avanti nel gioco, in realtà già a partire dal secondo livello ci saranno ricette diverse che naturalmente richiedono ingredienti diversi, e questo complica le cose in modo notevole, perché tutta la catena di produzione deve coordinarsi in modo da avere esattamente gli ingredienti che servono per la prossima ricetta, per non rischiare di creare appunto dei colli di bottiglia o dei momenti in cui o dei momenti di inefficienza. E questo, potete assicurarmi, capita sempre, ma è anche, se vogliamo, un po' il bello di questo gioco. Mi viene subito da riflettere sul fatto che ogni volta che siamo in una situazione di problem solving, ma anche quando facciamo gli interventi sul metodo di studio a scuola, in qualsiasi livello scolastico ne siamo, e io li faccio ancora all'università, quindi immaginate voi, il problema molto spesso è avere un repertorio di strategie, ma ed è questo già un primo obiettivo, ma poi è anche scegliere, perché non puoi fare tutto insieme. A volte devi scegliere una strada, vedere se funziona, nel caso non funzioni decidere di seguire un altro procedimento. Ecco, la capacità di abbandonare le alternative di un repertorio che pure ci appartiene non è sempre facile. Proviamo a pensare quando guardiamo certi libri o manuali dei nostri studenti. Allora abbiamo la sottolineatura in pennarello, la sottolineatura in penna e poi l'evidenziatore. Vediamo che si sovrappongono tutta una serie di strategie di sottolineatura che man mano sovrapponendosi vanno ad annullarsi, la più efficacia va ad annullarsi, perché una volta che hai passato con un evidenziatore tutto diventa un po' indistinto, allora la funzione di far emergere alcune parole sparisce. Ecco, questo a volte è proprio il tema, e un gioco come questo ci può aiutare a incominciare a capire quali strade percorrere e soprattutto aver fiducia in una scelta che faccio fino a verificarne l'efficacia per poi eventualmente metterla in discussione. Esatto. Quindi se, per esempio, andiamo a riprendere la definizione che avevamo visto insieme della competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare, avevamo detto capacità di organizzare le informazioni ed il tempo e la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire. E per questo abbiamo scelto questo gioco, proprio perché ci sembrava un esempio ottimo di queste due che combina in realtà queste due competenze. Necessità di organizzare le informazioni di tempo, proprio perché, come abbiamo visto, il gioco mette una pressione attraverso tutta una serie di vincoli, quindi vincolo temporale nel dover preparare le ricette nel minor tempo possibile, ma anche la necessità di organizzare la propria catena, il proprio lavoro, in modo da fare le cose nella sequenza giusta. A questo si aggiunge, quando si gioca in più giocatori, tutta questa dimensione collaborativa, per cui naturalmente si è portati a specializzarsi ciascuno a dare il proprio contributo secondo appunto il proprio grado di esperienza, ma anche la propria abilità, o comunque il proprio ad ottenere naturalmente un ruolo all'interno di un gruppo. E quindi questa dimensione di organizzazione e di gestione dei compiti si inserisce proprio in un contesto di collaborazione e di team working e di team building, perché quello che si fa poi è che pian piano non solo si acquisiscono delle strategie che ci permettono di essere più efficienti nel gioco, ma anche si migliora la nostra capacità di comunicare con gli altri e di anche
diciamo, di comprendere il ruolo svolto da ciascuno all'interno della squadra. Il terzo aspetto, quindi l'abilità di riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi, in realtà è un aspetto abbastanza connaturato al fatto che i giochi hanno questa caratteristica straordinaria di essere molto bravi a restituire un feedback sulle mie azioni. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui non riusciamo, per esempio, a completare un livello, otteniamo una valutazione bassa in un livello di gioco perché non siamo riusciti ad essere efficienti, non abbiamo collaborato in maniera efficace e funzionale, questo si riflette appunto per esempio nella valutazione che otteniamo per il livello e ci spinge a riflettere anche insieme, a ragionare su cosa è andato male e magari riprovare in modo da affinare le proprie capacità, di migliorare la propria efficacia, quindi stimolando quindi naturalmente anche una capacità riflessiva e autoriflessiva. Ci sono domande su quello che abbiamo detto sul rapporto, diciamo, fra questo gioco e questa competenza? Ok, se è tutto ok, a questo punto vi proporremo di darci il vostro contributo rispetto a come potreste immaginare l'utilizzo di questo gioco all'interno di una lezione. Vi invitiamo quindi a collegarvi a questo sito che si chiama HookLab e vi chiediamo di rispondere a questa domanda. In quale momento della lezione potreste immaginare di utilizzare questo gioco? Vi faccio vedere connettendoci al sito. Oh, non ho aperto la votazione, scusate. Ok, connettendoci al sito vi viene chiesto di dirci in quale momento della lezione potreste immaginare di utilizzare questo gioco, Overcooked, e perché avreste scelto proprio questo momento. Potete scegliere fra le quattro opzioni, tra la sezione di avvio di una lezione, quella di conoscenza, che è diciamo quella rivolta soprattutto a trasmettere nuovi insegnamenti, quella di monitoraggio e quella relativa alla valutazione. Per cui vi invitiamo insomma a mandarci il vostro contributo collegandovi appunto al link che vi abbiamo messo in chat. Fateci sapere anche se riuscite a collegarvi oppure se ci sono dei problemi per esempio a collegarsi al sito. Intanto che qualcuno scrive, segnalo che c'era un altro gioco che avrebbe, come dire, soddisfatto bene gli obiettivi di questa sera, ma che abbiamo lasciato in seconda scelta perché è monopiattaforma e quindi è un gioco Nintendo, ma è il gioco che è stato anche definito il gioco del lockdown, perché ha avuto la sua massima momento di diffusione proprio nella scorsa primavera, ed è Animal Crossing New Horizon, dove ritroviamo esattamente tutte queste dimensioni di gioco che però in Overcooked sono giocabili su più piattaforme, quindi anche più facilmente accessibili, all'interno della vita in una piccola isola, e quindi usciamo dal contesto più claustrofobico, volendo, infatti qualcuno lo conosce ma non dubitavo, della cucina, e abbiamo però tutta la dimensione della gestione del tempo, dell'imparare, perché è una cosa che io ho apprezzato molto in questo gioco, è che si debba imparare, si debbano non tanto comprare subito le cose, ma comprare magari gli schemi per imparare a costruirsele. Non l'ho comprato, ecco, questo si chiama autoregolazione, Riccardo Manni, cioè io so e prevengo, però noi dobbiamo anche cercare di superare e imparare a autoregolarci nel gioco, quindi non evitare di giocare per paura di non
saperci gestire. Comunque io ci ho dovuto giocare tanto, ma per lavoro, perché dovevo preparare una serie di commenti prolungati di analisi di questo gioco, e un po' ci sono rimasta invischiata, devo dire, forse anche il periodo, come dire, ha aiutato un po' a entrare in questo loop di gioco, ma la stagionalità, le scelte, il lavoro sulle risorse che abbiamo sono tutti estremamente metaforici. Se volete poi leggere un'analisi di... Adesso vi metto un link, prima di tutto per capire chi non lo conoscesse di che cosa stiamo parlando, e vi cito tutto sui videogiochi, dove con Federico Cella, del Corriere della Sera, abbiamo fatto proprio tutta un'analisi di questo gioco e delle sue potenzialità. Andate su questo portale, trovate tra l'altro molte indicazioni, è un portale dedicato alle famiglie e agli educatori. Sì, in questo caso, nel caso di Animal Crossing, se per esempio siete preoccupati potenzialmente dall'aspetto, diciamo, competitivo o comunque stressante di Overcooked, dove c'è questo limite temporale che crea un po' di pressione, ecco, in Animal Crossing questo aspetto è praticamente inesistente e lascia al giocatore proprio tutto il tempo e la comodità di esplorare il proprio villaggio, di interagire con le persone, e quindi è un tipo di esperienza molto più, diciamo, molto più rilassata e molto più rilassante anche. Ma soprattutto ti mette anche, come dire, rispetto a dubbi, usiamo un parolone, morali, cioè gioco da solo e vado avanti da solo o aiuto? E perdo del tempo, tra virgolette, per aiutare gli altri anche gratuitamente, senza apparentemente averne un ritorno immediato. In ogni momento noi possiamo fare delle scelte, perché la casa la possiamo costruire in un posto adeguato, oppure infischiandocene del panorama, di che cosa c'è intorno, eccetera. Possiamo decidere di aiutare o meno gli altri. Poi alla lunga se ne hanno dei benefici, ma non è, come dire, preannunciato questo. E quindi in ogni momento si ragiona sul valore delle proprie decisioni. Come sta andando intanto il nostro sondaggio? Allora, condivido lo schermo. E vediamo che finora ci hanno risposto 6 persone. Però c'è una suddivisione abbastanza paritaria fra i vari momenti. C'è chi ha menzionato la fase di avvio, perché potrebbe essere un'attività per interessare i ragazzi e aumentare la motivazione all'apprendimento e al lavoro di gruppo, quindi qualcosa, diciamo, per movimentare l'avvio della lezione. C'è chi dice per far emergere le caratteristiche individuali degli studenti, come ad esempio la disponibilità a collaborare. Tra l'altro è interessante questo aspetto, perché in Overcooked è praticamente impossibile vincere senza collaborare in qualche modo con gli altri, quindi un atteggiamento di tipo completamente individualistico non funziona. C'è chi dice che utilizzerebbe Overcooked 2, in seguito, per preparare la classe al teamwork, magari prima di un progetto o di una ricerca, ok? Quindi magari per costruire anche un'abitudine alla collaborazione, alla cooperazione. La fase di monitoraggio, che naturalmente è quella che serve per sviluppare anche una consapevolezza di sé e autovalutarsi, e ciascuno potrebbe scoprire alcuni lati di sé, assolutamente. Abbiamo visto varie volte con Manuela anche come uno degli aspetti interessanti dei giochi, dei videogiochi, è quello di permetterci anche attraverso l'esame delle nostre strategie, delle nostre scelte, di scoprire anche delle cose su se stesso. Scusate. E c'è chi dice durante la fase di monitoraggio, perché così i ragazzi possono diventare più metastrategici grazie alla libera gestione delle proprie scelte. Quindi se avete delle altre osservazioni, naturalmente continuate a partecipare. Non so, Manuela, se volevi commentare queste risposte. No, assolutamente. Siamo di fronte alla possibilità. Vi ricordate, già la settimana scorsa avevamo citato quel gioco sul keep talking, perché che richiedeva di prendere e concertare decisioni. Qui, per non andare a
contrapporsi o a darsi fastidio, come si diceva prima, è importantissimo non solo l'abilità di muoversi nello spazio e di saper affettare cipolle o pomodori, ma di ragionare in gruppo e coordinarsi. Quindi c'è tutta una dimensione che potremmo dire apparentemente fuori dal gioco, ma che in realtà è fondamentale per proseguire nel gioco. E quindi se i giocatori tra di loro non si coordinano, non si assegnano dei compiti o non giocano sulla rotazione, non convengono insomma sugli obiettivi e la gestione delle attività, il gioco fallisce. Ed è questo il valore, cioè che tante volte noi come dire, sosteniamo quando parliamo di apprendimento collaborativo, bisogna arrivare tutti assieme, bisogna lavorare tutti assieme, nel senso della responsabilità individuale come tratto peculiare della collaborazione. Ma qui lo vedi perché se qualcuno non riesce, gli altri non sempre possono come dire, sostituirsi. E allora bisogna per forza lavorare sulla sincronizzazione e sull'assestamento di un buon livello di interdipendenza. Per cui assolutamente non lascerei indietro la dimensione di valutazione, perché possiamo provare per una volta a pensare all'incontrario, diciamo, no? Di solito noi potremmo partire da un gioco così come spunto per poi lavorare su questioni più prettamente scolastiche e come dire, quotidiane. Però potremmo anche pensare di fare il contrario, cioè ragionare insieme su come prendere le scelte, come imparare a collaborare, eccetera, e alla fine per vedere se davvero siamo diventati capaci di comunicare in modo efficace e di coordinarci, giochiamo e se davvero sappiamo muoverci come gruppo, sopravviviamo alla cucina. Esatto. Diventa anche un buon metodo di sì, monitoraggio in itinere, ma rispetto al funzionamento del gruppo. Stiamo funzionando come gruppo e dall'analisi del gioco e delle eventuali difficoltà che si hanno nel coordinarsi, si può ragionare sulle dinamiche all'interno dei giocatori, insomma, del team. Assolutamente. E proprio a questo proposito, diciamo, un'altra domanda, la domanda successiva che vi abbiamo posto sempre utilizzando Hooklab, se vi connettete alla stessa pagina precedente, la domanda successiva è: in che modo potreste pensare di valutare l'apprendimento acquisito attraverso l'uso di questo gioco? Sappiamo molto bene, naturalmente, che qualsiasi progettazione educativa non può prescindere dall'indicare, anzi dall'avere come punto di partenza, il modo in cui un apprendimento si individua e quindi si valuta. E quindi un altro spunto che ci piacerebbe chiedervi, sul quale ci piacerebbe riflettere con voi, è questo. Se decidessimo di utilizzare questo gioco, per esempio, come all'interno di diverse fasi, come abbiamo visto della lezione, ecco, in che modo potremmo pensare di valutare l'apprendimento acquisito utilizzando questo gioco? Anche in questo caso, naturalmente, lasciamo qualche minuto per cominciare, per vedere, per scrivere le vostre risposte e poi le guardiamo insieme. Magari anche qui ne approfittiamo per riprendere, visto che stiamo andando in chiusura, il tema delle competenze culturali, di espressione culturale, tecnicamente, per esprimersi, come dire, in modo più completo, consapevolezza e espressione culturale. Ecco, qui stiamo proprio andando sul discorso dell'imparare a comunicare attraverso linguaggi espressivi altri, che sono quelli delle immagini, della musica, dell'arte, ma che poi diventano anche quelli del teatro, insomma, davvero di tutte le arti. E in questo senso, perfetto, abbiamo anche la definizione. Perfetto. E in questo senso, quindi, tutto ciò che ci permette di lavorare su più codici e entrare anche nel linguaggio, ma nelle ratio che ci sono dietro a questi linguaggi espressivi, permette di sviluppare questa competenza. Vi segnalo i giochi di Fabio Viola che partono proprio da contesti museali, per cui abbiamo il famosissimo gioco Father and Son sul Museo Archeologico
di Napoli, poi abbiamo il Teatro Regio di Parma e poi abbiamo invece un altro gioco sull'Etruria. Adesso cerco anche di darvi i link in tempo utile. E mi veniva anche in mente un'altra app, accidenti che ho paura di non ricordarmi bene nel testo, ma adesso sparisco un secondo e poi torno perché la prendo. Per darvi il titolo corretto, perché questo secondo me segna proprio c'entra proprio il discorso. Ecco cosa che non la trovo, si chiama PlayArt, avrei potuto anche ricordarlo, non era così complesso, e ci permette di entrare nell'arte della pittura di grandi artisti, ritrovandone tutti gli elementi caratteristici del loro stile, delle loro tematiche, eccetera, che possono essere riorganizzati con proporzioni e colori differenti per rimanere, come dire, in linea sullo stile di un autore, ma andando a reinterpretarlo. Questo però comporta una conoscenza di base delle caratteristiche dell'opera di quell'autore. Pensiamo a Van Gogh. Abbiamo sì la possibilità di scomporre le diverse parti di quadri celeberrimi, oserei dire, e andare lì a personalizzare, lavorando su codici specifici ed entrando anche su dimensioni più di stile. Provate a vederle, questa è un'app gratuita, tra l'altro, PlayArt. Questa ve la segnalo e adesso vi vado a cercare il link anche per il resto, mentre intanto Andrea ci aggiorna sul nostro... Sì, allora, dunque vi condivido lo schermo. Allora, vi abbiamo chiesto in che modo potreste pensare di valutare l'apprendimento sviluppato anche attraverso questo gioco, e c'è chi dice si potrebbe valutare che cosa ha favorito, quindi immagino delle domande rivolte agli studenti, che cosa ha favorito oppure ostacolato il successo e come si potrebbe correggere il lavoro del gruppo, quindi sempre nella dimensione, diciamo, riflessiva e autoriflessiva. Valutare le abilità prosociali di comunicazione e di sviluppo affettivo relazionale, quindi rispetto sempre alla collaborazione e allo sviluppo relazionale. Allora, c'è chi dice: ritengo che questo apprendimento sia strutturato per supportare un metodo più che una competenza. Allora, magari poi in chat ci viene specificato cosa voleva dire. E immagino si intenda come metodo un'attitudine o un'abitudine ad agire in un certo modo. E poi dice: permette di valutare le competenze trasversali, certo, di questo stiamo parlando principalmente stasera, prima che quelle relative agli obiettivi formali. In questo caso, naturalmente, questo gioco, dal punto di vista delle conoscenze, diciamo dichiarative, potrebbe essere utile. E naturalmente sulla cucina o in un istituto alberghiero, per esempio, però sì, qua si tratta principalmente di favorire, diciamo, le competenze trasversali, quelle che chiamiamo le competenze chiave. Allora, grazie Emanuela per aver messo tutti i link in chat. Intanto avevamo anche alcuni altri suggerimenti di giochi, per non limitarci, diciamo, a questo titolo. Vi volevamo presentare molto brevemente alcuni altri titoli che potrebbero essere sia delle valide alternative, ma anche ciascuno presenta un pochino delle specificità rispetto sempre al tema di queste competenze chiave, in particolare della competenza personale, sociale e della capacità di imparare a imparare. Allora, il primo titolo di cui vorrei parlarvi è onestamente un titolo che amo molto, si chiama Ib and Dob, è un gioco uscito sempre più o meno in quegli anni, nel 2014, ed è stato sviluppato per PC, si trova anche su PlayStation 3 e Nintendo Switch. È l'opera, peraltro, di un autore singolo, e anche questo ha un PEGI 3, nel senso che è un gioco molto, appunto, molto adatto a qualsiasi tipo di pubblico. Si tratta in questo caso di un gioco di piattaforme in due dimensioni, quindi immaginatevi come idea lo stesso tipo di gioco rappresentato da Super Mario.
Ma qual è la caratteristica di questo gioco e perché potrebbe essere molto interessante per lo sviluppo di queste competenze, ve lo lascio dedurre guardando questo, questo breve trailer, che è quello che è stato usato per l'arrivo del gioco su Nintendo Switch. L'aspetto pubblicitario della console non ci interessa, però insomma, come avete visto, si tratta di un gioco nel quale ogni giocatore naturalmente controlla uno di questi due personaggi, che sono appunto Ib e Dom, e per poter avanzare nel gioco la collaborazione è su due livelli, quindi da una parte per poter risolvere gli enigmi e le situazioni che si trovano davanti, i giocatori devono collaborare, perché soltanto attraverso l'interazione fra i due personaggi possono risolvere alcune sfide. Per esempio, per salire sopra un'altezza particolarmente alta, i giocatori devono collaborare, perché uno deve salire sulla testa dell'altro, uno saltare e permettergli di raggiungere l'altura. Dall'altra parte, la collaborazione tra i giocatori diventa anche strategica nel momento in cui il gioco presenta, diciamo, dei veri e propri puzzle, per cui attraverso, invece in questo caso, una discussione di tipo strategico, i giocatori lavorano insieme per pervenire alla soluzione, alla risoluzione degli enigmi. Il secondo gioco che volevo... Scusate. Intanto mentre lo cerchi, mi dici se conosci Biped, così diciamo evidentemente chi è il super esperto tra di noi. Il gioco? Biped. È un gioco collaborativo di cui adesso farò finta di sapere molto, perché in realtà l'ho appena letto su Steam, ma di cui ci chiedono in chat. No, io non lo conosco. Un gioco di azione avventura cooperativo 3D basato sulla fisica, con un forte focus sulla collaborazione tra due giocatori. La famiglia di Tintin ringrazia, perché d'ora in avanti non lo vedranno per un po' finché non avranno trovato questo gioco. Già non mi vedono più, ma non è per i giochi. Sempre per motivi di lavoro, chiaramente. Ovviamente. Okay. No, intriga molto anche il fatto che parli di fisica, e andiamo senz'altro a vedere. Grazie per la segnalazione. Esatto, grazie mille Cristina. Io chiudo. L'altro gioco che volevo mostrarvi molto rapidamente è in realtà destinato, riprende molto come chiave quello che succede in un gioco come Ib & Dom, ma in chiave un po' più adulta, per cui se per esempio avete degli studenti di secondaria, di secondo grado, e ritenete che questo stile grafico molto, molto cartunesco possa non essere apprezzato, questo Brothers è un gioco uscito più o meno sempre negli stessi anni e sviluppato da Stargray Studio. E questo, come vedete, ha un PEGI molto più significativamente più alto, consigliato a partire dai 16 anni, perché affronta delle tematiche più adulte. In questo caso la storia è quella di due fratelli, come dice il titolo, che per salvare il proprio padre, che è stato colpito da una maledizione, devono avventurarsi
Ecco, vedete, scusate, all'inizio del trailer, anche se questo non è il PEGI, è un altro sistema di rating, vengono mostrati spesso, quando si parla di trailer dei videogiochi, vengono mostrati gli elementi che potrebbero essere problematici per un audience giovanile. Quindi in questo caso sappiamo già da subito che ci sono degli elementi di violenza, viene mostrato il sangue e in questo caso umorismo di tipo adulto, diciamo, tipo... E in questo gioco cosa succede? I due fratelli sono controllati indipendentemente da due giocatori che possono anche condividere... scusate, tanto l'audio non lo sento solo io. Due giocatori che possono anche condividere lo stesso joypad, quindi lo stesso sistema di controllo, e devono utilizzarlo contemporaneamente anche in questo caso per avanzare... in una missione, in questo caso appunto c'è una trama molto più elaborata ed un'estetica che richiama molto più il fantasy, e devono collaborare fra di loro, come potete vedere, per risolvere degli enigmi sia, diciamo, di piattaforme, sia degli enigmi basati sulla collaborazione. In questo caso devono segare insieme un albero per superare un ostacolo, oppure devono lavorare fra di loro, insomma, per superare tutta una serie di ostacoli e di puzzle. Alcuni sono di tipo ambientale, alcuni anche giocano con la fisica in modo interessante, e questo è un'alternativa appunto rivolta sicuramente a un pubblico più grande, più adulto, ma è un'alternativa molto interessante. Okay. Bene. Allora, ci siamo mossi un po' sulla consapevolezza di sé, sulla collaborazione, sull'imparare a gestirsi e a regolarsi. Ci eravamo già detti nel primo incontro che è fondamentale lavorare su spazi di riflessione quando si gioca, affinché l'esperienza di gioco possa davvero portare a consapevolezza rispetto ai processi che vengono attivati e alle conoscenze che vengono acquisite, quindi diventare davvero prezioso momento di apprendimento significativo. Ci sono dei giochi che più di altri richiedono già per loro natura questi aspetti. Se vedevate nel trailer prima, era la prima volta forse che vediamo persone che parlano e non necessariamente ridono o sorridono mentre giocano, ed è questa dimensione di concertazione e di pianificazione delle attività che diventa l'aspetto saliente rispetto all'apprendimento, chiaramente, di questi giochi. Prego, Andrea. No, ti vedevo come se stessi per intervenire. No, in realtà ero andato già a smicciare il gioco che ci è stato consigliato su Steam, per ragioni naturalmente. Ragioni di lavoro l'abbiamo detto. No, sono tanti chiaramente i titoli e appunto, non essendo noi onniscienti ed essendo veramente tantissimi prodotti sul mercato, il passaparola a volte è davvero il modo più efficace per andare anche un pochino sul sicuro rispetto alle scelte, soprattutto se lo giocano persone che hanno gli stessi nostri interessi e obiettivi poi per quanto riguarda l'apprendimento scolastico. Per cui grazie per la segnalazione. Oggi ci siamo concentrati su un numero minore di titoli, proprio perché all'inizio forse anche una varietà troppo ampia da gestire può confondere, soprattutto quando non si ha ancora una buona familiarità con gli ambienti di gioco. Come ci eravamo detti all'inizio, bisogna costruire questa competenza gradualmente, per cui abbiamo preferito scegliere titoli con multipiattaforma, con prezzi tutto sommato contenuti rispetto a prezzi che insomma si possono trovare sul mercato, e andando sempre a tenere d'occhio il PEGI, che, come ricordo, è un elemento di garanzia rispetto non alle abilità richieste nel gioco, ma ai contenuti e quindi al contesto all'interno del quale i ragazzi si potranno muovere.
Sì, è importante, ma comunque che abbiamo tenuto in conto, anche il fatto che siano giochi che possano, cioè che abbiano un comparto grafico e un'età anche tale da poter funzionare sulla maggior parte dei sistemi a disposizione, quindi anche su dei computer, diciamo, di non primissimo piano, perché spesso anche le scuole non sono dotate magari di computer di primissima fascia, per cui questi sono anche titoli che non hanno bisogno di chissà quali sistemi per funzionare. È un altro dei criteri che abbiamo comunque tenuto da conto. Scusami. No, assolutamente. Quindi, come dire, un'analisi il più possibile realistica e percorribile di risorse che chiaramente oggi, se leggete anche, come dire, la stampa specializzata, trovate le nuove frontiere del videogioco, sono quelle con la realtà virtuale, con tutte delle dimensioni di immersione, eccetera. Sicuramente nel mondo della scuola forse ci vorrà un pochino perché certi tipi di esperienze possano così essere diffusi, per cui cerchiamo di ragionare compatibilmente con quello che poi è la realizzabilità dei prodotti, cioè dei percorsi. Bene, allora, se non ci sono commenti, domande, io, giusto per restare in tema, vi farei una piccola, se c'è ancora Anna collegata, c'è una futura maestra, dico sempre, che sta preparando proprio una tesi di laurea nell'Università di Bologna, quindi né Andrea né io siamo coinvolti direttamente, ma ci piace aiutare proprio perché il tema è interessante. Fa una tesi sull'uso del videogioco nella scuola primaria come strumento di apprendimento. Se ci metti, Anna, il link in chat, se qualcuno ha voglia di rispondere al suo questionario di tesi, la aiutate in modo che possa chiudere questo lavoro. Insomma, le tesi su questi temi stanno aumentando per fortuna, perché più c'è ricerca e più c'è riflessione su già proprio nei contesti delle nuove generazioni che un domani arriveranno a scuola, e noi auguriamo ad Anna di arrivare il prima possibile a scuola, si portano, insomma, nuovi spunti e nuove idee. Quindi piccolo inserto in chiusura, ma per lavorare sull'importanza del raccogliere dati rispetto alle esperienze, a invitarvi anche a, qualora lavoriate o con videogiochi, a farlo presente in modo da poter cercare di misurare effettivamente l'efficacia. Non è solo perché è divertente o motivante per i ragazzi, noi crediamo che sostenga l'apprendimento. C'è una solida letteratura internazionale che ci rincuora e rassicura su questo, ma se la ricerca riuscisse a prendere anche un bello sprint in Italia, non sarebbe male. Andrei, se non ci sono interventi, allora per la chiusura, Andrea, lascio a te, io vi saluto tutti, grazie per questo ciclo di webinar, speriamo di vederci in altre occasioni giocose. Perfetto, io vi ringrazio molto per la vostra presenza e per la vostra partecipazione, speriamo che, insomma, di essere stati utili, di avervi quantomeno solleticato e di avervi dato voglia di proseguire o di cominciare a riflettere sull'introduzione di questi strumenti a scuola e spero che ci vedremo naturalmente in occasione di futuri incontri, di future iniziative. E per il resto vi ringrazio e vi auguro buona serata. Lasciamo magari ancora un attimino prima di chiudere, in modo che possiate copiarvi la chat per avere tutti i link che sono stati postati, perché purtroppo questa piattaforma ha delle chiusure piuttosto brusche. Approfittatene per copiarvi i link e andarvi a riguardare poi con calma le varie segnalazioni. Buona serata a tutti, grazie. Grazie mille, buona serata.